Per favore non criticate questa camicia perché è l'unica cosa che mi fa sentire un po' vicino al Natale. Non ce l'ho con i tifosi del Benevento, non me ne vogliano, però in questo momento il paragone è sfortunatamente azzeccato. Altra cosa, ascoltate fino alla fine, non devi dare magari qualche contraddizione che pensate si potrebbe presentare, e anche perché alla fine c'è una perla di elevato spessore, quindi vi può convenire. Altra cosa, non mi odiate, poi inizio a parlare. Grazie per come è andato il video, addio. Feedback, commenti, ha fatto abbastanza clamore. Sono stato contattato dalla compagnia di cui ho spammato il numero a fine video. Gente è riuscita a pensare che fosse un placement. Come state vedendo adesso in sovrimpressione, mi hanno scritto praticamente che il giorno stesso in cui io ho caricato il video e anche i giorni seguenti sono aumentate le telefonate, quindi il numero di telefonate, di una percentuale all'incirca del 30% rispetto alla norma, quindi mi fa veramente tanto piacere che nel mio piccolo riesco anch'io a aiutare. Ok, iniziamo. Non chiedo like per video del genere, lo sapete, perché comunque questa è una mia opinione, anche se in realtà poi non ha senso, dovrebbe esularsi da questo perché il like in sé è solo per sostenere, però vabbè, fate come cavolo vi pare. Iniziamo a parlare. Parto subito dal presupposto che io preferisco di gran lunga il trash dei libri a quello delle canzoni, perché quello delle canzoni mi sembra un qualcosa di così estremamente manovrato, perché tu ci convivi con le canzoni commerciali che non sono sempre trash e brutte e orrende, però in un buon 80% dei casi è così e te le spiattellano così tanto ovunque che sia tu voglia, che sia tu non voglia, in testa te ci rimangono. E questo è il piccolo incipit per farvi un attimo capire come tratterò l'argomento. Allora, la cosa è questa, è che ci sono tanti punti da toccare, però tutti questi punti che poi si evolvono in una critica nascono dalla solita solfa, che a me dispiace ripetervi ogni volta, ma devo, perché è importante, perché è quella. Sto parlando dell'originalità, della creatività e del lucrare sopra certi prodotti. Vi ho dato i primi tre punti cardine, analizziamoli e vediamo dove ci portano. Farci soldi sopra, io credo che se tu devi guadagnare, vuoi guadagnare più che altro su qualcosa che tu fai, devi essere originale, nel senso, non per forza, ci mancherebbe, perché oramai nel mondo esistono copie di copie di copie di cose che fanno svoltare gente e fanno ovviamente fare la moneta alla gente. Però con le canzoni degli youtuber la prima cosa che effettivamente salta all'occhio è la completa mancanza di originalità, che secondo me è una cosa che tu devi importi in un certo senso, perché è molto più bello se tu poi guadagni con quella che è stata una ricerca verso un'idea che poi ti fa entrare l'incasso. Perché mi attacco subito a questa cosa? Perché comunque il fatto che tu vedi che altri senza originalità riescono a incassare soldi ti fa scattare la molla che l'originalità non serve, quindi la gente vede che con copie di copie si svolta e quindi di conseguenza le canzoni che noi ci ritroviamo degli youtuber sono tutte uguali. Qui apro ovviamente subito una parentesi riguardo le contraddizioni di cui vi ho parlato a inizio video, perché qui alcuni si staranno dicendo: ma tu, Blur, hai fatto Alette di Pollo ad esempio, ora non so quanti la conoscono, insieme a Chakra, ed è su Spotify e la canzone non è niente di originale, anzi riprende anche ora il filone un po' della trap. E io ti rispondo che effettivamente è vero che anche i nostri prodotti, cioè quelli degli Stalloni ad esempio, perché ora non so quanti sanno che noi a volte ce ne usciamo con qualche canzoncina alla Katsum, alcuni prodotti tipo quelli di Chakra stanno su Spotify, ma voi non dovete pensare che è sempre tutto rose e fiori. Io con Chakra ci ho discusso, anche perché io inizialmente non sapevo che lui la volesse mettere su Spotify, una canzone dove io avevo partecipato, quindi ci sono andato a discutere, però alla fine è lui come persona che fa questo. Io mi ci posso trovare in disaccordo, ma ovviamente non posso mica dirgli di non farlo perché non sono nessuno. In più io stesso ho fatto delle canzoni tra virgolette messe sul secondo canale, che canzoni vi dico mai spammate, ma io in primis mi sento di non saper fare musica ed è per questo che non la sponsorizzo, che non la spammo eccetera eccetera, perché non ci lucro sopra, perché non mi sento di essere forte a fare una cosa del genere. Il problema invece è che l'altri nemmeno si pensano forti, perché spero vivamente che Anthony Di Francesco non si senta forte a fare musica o chiunque altro. Però lo fanno passare come tale nel momento in cui tu monetizzi un prodotto. Però chi siamo noi per giudicare? Qui parte la ship. O ciaone a chi non c'è. E qui subentra il discorso dell'originalità, nel senso che le poche, perché poi non è che abbiamo tantissime canzoni, escludendo le parodie perché ne parlo dopo, di youtuber che abbiano fatto successo, però le poche che abbiamo, in primis anche Scusate per il disagio, penso sia una di quelle che ha più visualizzazioni, non solo mancano di originalità, ma in realtà te la spacciano l'originalità come tale, quando invece questa è figlia di una marea di stereotipi sulla musica giovanile. Ed è per questo che sono, secondo me, trash, sono brutte, perché tentano in maniera molto fallimentare di emulare qualcosa di invece riuscito bene, perché c'è qualcuno che è riuscito a far funzionare queste cose, quali stereotipi eccetera eccetera, trattandoli in maniera più leggera e quindi riscuotendo successo. Ci avete mai pensato, vi siete posti la domanda, ma perché a una certa sono uscite tutte le canzoni degli youtuber uguali? Chi è il precursore di queste canzoni degli youtuber? Chi è che gli ha dato l'idea? Rovazzi.
che ha dato, secondo me, il via ad un immaginario collettivo che poi in seguito ovviamente è stato abbracciato da questi youtuber, che fare canzoni che si rifanno all'hit estiva, che fare canzoni che hanno un drop molto da discoteca, che fare canzoni con un ammassarsi di neologismi del web quali può solo accompagnare ciaone, disagio, e chi ne ha meno ne metta, per favore, perché mi sento male, messe completamente a cazzo di cane in mezzo alla canzone, perché se voi ci pensate, qui parte la ship, ma anche ciaone a chi non c'è, sono un ammassarsi di queste cose messe a cazzo di cane, che sembra una canzone di un quarantenne che ha appena scoperto il web e quindi fa scriviamo questo, questo e quest'altro, possano portare non tanto al successo quanto alla viralità. Segnatevi questa frase. Ricordatevi sempre che la cosa più bella di cui uno youtuber o comunque un influencer si può vantare e comunque ci può trarre poi ovviamente profitto è un video virale, qualcosa che vada virale nel mondo, nel web. Questo è un fattore molto importante a cui arriviamo a breve. Tornando sull'argomento trash ed emulare quello che invece è venuto bene, tutte queste canzoni degli youtubers per prima cosa peccano in sound catchy, nel senso una cosa che te prende, quali quelle dei Rovazzi, perché a prescindere tu ce l'hai in testa quella dei Rovazzi, peccano di video, peccano di effetti speciali nel video, peccano di tutto praticamente. Quindi a uno sano de mente gli viene da dire: ma perché ci provi a emulare una cosa che non puoi fare? Magari non perché sei bravo, ma perché non hai soldi anche per farli. Vi faccio l'esempio più giusto, perché magari c'è chi c'ha tanti soldi, si può permettere di fare tantissime cose rispetto a uno che magari non ce l'ha. È come se io prendessi una tromba e provassi a suonare Miles Davis e ovviamente non mi riesce, o come, se vi faccio un esempio meno ricercato, come se io provassi con la mia telecamera questa qui a fare i video alla Human Safari, non ce la faccio. Ma grazie a cazzo che non ce la faccio. Beh, chiaro il concetto. Sembra quasi che ci sia una ricerca del trash, una ricerca del brutto, perché io con Anthony che fa qui parte la ship, con Andrea Santin che fa barbecue in spiaggia, e se me ne sfuggono altre, meno male, non ci credo che riascoltando la canzone loro non abbiano pensato: minchia, ma è una cagata? Secondo me, sinceramente, c'è un meccanismo dietro le canzoni degli youtuber che è il meccanismo più stupido e infantile del mondo, che è quello della ricerca del trash, perché ovviamente ti porta alla viralità. E qui c'è un altro bivio, perché puoi fare le cose trash fatte bene e puoi fare le cose trash fatte male. Puoi cercare il trash con originalità, magari puntando sull'inaspettato, che te ne esci con una cosa a cacchio de cane e al momento, perché va di moda, diciamo, cito Luis, perché comunque facendo una cosa del genere non solo guadagni dignità con la gente che ti guarda, ma puoi anche addirittura essere definito genio, che poi lì regoliamoci, nel senso che ahimè le fanbase funzionano così, anche la mia funziona così, non vi preoccupate, non sto dando colpa a nessuno, che ti definiscono genio anche per le cose, diciamo, un po' più stupide o comunque non quelle che valgono il titolo di genio. O se no, appunto, puoi farlo in maniera sbagliata, il trash, che ti condurrà comunque alla viralità, non vi preoccupate. Però quella opposta a quella che vi ho appena detto. Quindi quale viralità? Quella del meme, quella degli sfottò sul web, passaparola a fare hating sulla canzone, eccetera eccetera. Insomma, affermato il fatto che abbiamo a che fare con gente che ricerca il trash, mi ricollego anche ad un altro tentativo molto fallimentare di queste canzoni, che è quello di accostarsi in maniera veramente molto morbosa a delle categorie rappresentate da stereotipi banali sulla nostra gioventù. Gioventù espressa in disagio, ciaone, ship, friendzone, fighi in quantità eccessive nei video, bordello in luoghi pubblici. Ed è ovvio che uno sano di testa, o comunque uno che ragiona un attimo, capisce che chi sta dietro a queste produzioni sta generalizzando su un gruppo di persone ampissimo che saremmo noi, rinchiudendoli e sopprimendoli poi in una sorta di gigantesco baule di luoghi comuni. Ed è lì che diventi trash e imbarazzante, aggiungerei. Io non sono contro, come dissi nel video dei libri degli youtubers, la gente che appartiene a un certo tipo di ambito e vuole entrare in altri territori artistici, perché sarebbe un pensiero sciocco e molto conservativo. Però è anche vero che preferirei di gran lunga vedere qualcosa di più della sola ricerca del virale, che poi dura quel che dura, cioè poco, perché il tormentone dura l'estate e poi se ne va a fanculo, finito. Guardate, preferirei vedere questa gente che magari esplora dei territori completamente nuovi, anche trash, e comunque ti farebbe capire che si è alla ricerca di un qualcosa di innovativo, senza seguire sto cazzo de filone che è quello della viralità da hit estiva, che poi è una viralità per inerzia, perché poi ovviamente ogni canzone tira l'altra ed è una viralità perché è così che doveva andare la canzone, capito? Nel bene o nel male è stata indirizzata in quel modo e in quel genere. Genere e pensieri condizionati da quello che vi ho detto prima, quindi da questa ossessione della ricerca del brutto, del trash, che poi ovviamente ti porta ad avere
musica oscena, autotune a mille, testi del cazzo, proprio perché è quello che poi la gente alla fine si aspetta. Tu quando pensi a una canzone di youtuber, che pensi? A questo. E quindi questo è così che deve andare. Ok, detto questo, io avrei anche all'incirca finito, perché vi ho spiegato un po' il pensiero, però ci stanno loro, ci stanno le ultime, quelle che non hanno scuse, le parodie. Le parodie, quelle sono proprio la merda che caga la merda. Non hanno nulla di colui che l'ha fatta, perché è un prodotto già confezionato. Tu fai la parodia, non lo so, di Despacito, di qualunque hit, ovviamente estiva, quelle cose che vanno virali, tormentoni, eccetera eccetera, e quindi c'hai già la strumentale, il testo, o comunque i testi sono roba che vanno o a parlare degli hater o vanno a parlare di qualunque altro argomento, con rime con are, ere e ire, perché noi più della quinta elementare non riusciamo ad andare quando facciamo le rime. Video ovviamente disgustosi, perché se una cosa vedo che va virale, prima faccio uscire la parodia e più possibilità di accodarmi a quella viralità ho. Quindi i video sono girati con la macchinetta, a volte pure col cellulare, in mezza giornata. Per non parlare poi della masterizzazione, perché ci sono alcuni che ovviamente lavorano in team e quindi hanno una produzione dietro, ma altri youtuber fai da te che neanche hanno sbattite, scaricasse, FL Studio, magari Audition per masterizzare la traccia, e quindi tu senti proprio la voce e sopra la traccia audio ed è oscena. Ho un odio per le parodie, mi sa che si vede. Perché ci metti 3 secondi a farle? Io ne ho scritta una 5 minuti fa. 5 minuti fa. Ora ve la sentite, così almeno vi faccio capire un attimo quanto è semplice. E niente, questa era la perla di cui vi parlavo, quindi buon ascolto, spero il video vi sia piaciuto. Se avete commenti, opinioni, ovviamente scrivete tutto. Un like se volete, non tanto per dire sì mi piace il tuo pensiero, ma comunque per supportare in generale. E niente, quindi musica, maestro. Oh! Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto un dissing sia finita. Seduta su due piedi, qui con te, ti parlerò di Blur, il dissatore di Stone Web. Giocando a COD con gli amici sono cresciuto, me la sono spassata una bestemmia ogni minuto. Le mie toste giornate filavano così, tra un controller distrutto ed un dio malandrin. Alcuni dei miei video un po' troppo esagerati andarono proprio nelle mani di youtuber scazzati. Il più duro si incazzò, fece una denuncia di me, e la mamma preoccupata disse basta con sto web. L'ho pregata, scongiurata, ma in fiera non vuol che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto ho trovato una leggendaria. Dopo avermi dato un calcio, uno strike di copyright, con il canale quasi chiuso ha detto qua meglio sgommare YouTube Italia. Ma è uno sballo, clickbait di prima classe, troppi video da sciacallo. Se questa è la vita che fanno sul web per me, poi tanto male non è. Ho chiamato il mio avvocato, col mio ciel mezzo scassato, come in The Judge di Robert, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me, avanti a tutta forza, portami nel deep web. Sventola di video, mi sento già stranito. Top 5 video inutili, mi sento già infinito. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Il Cristo Burello, il dissatore del web.